Buonasera, buonasera. Salve. Salve, buonasera a tutte quante, a tutti quanti. Volevamo cominciare con un gigantesco grazie per tutte le persone che sono qui. E abbiamo 4-5 pagine di ringraziamenti, perché abbiamo pensato adesso stanno seduti, così li spariamo tutti adesso e dopo non li faremo più. Quindi niente, vai. Quindi dovrete un po' assorbirvi questo, ma dal cuore. Allora, questi sono ringraziamenti necessari, necessarissimi. La prima persona, la prima entità da ringraziare è tutto il paese di Longone, tutto quanto, e per favore un applauso gigantesco, perché non c'è una persona di questo posto che non ha aiutato, non ce n'è una, dai più piccoli alle più grandi. Grazie infinite. Volevo fare questo, poi ti lascio un po'. Grazie, poi c'è un po'. Siamo emozionati, dobbiamo dirlo, perché è una cosa che ci sta tanto nel cuore questa serata e l'avvio di questo progetto, per cui attenzione, questo è il rullo di tamburi più grande. Io direi di fare un gigantesco applauso per convincere questa persona ad avvicinarsi quantomeno. Io vorremmo tutti quanti ringraziare Vera. Non so se alza almeno una mano, eccola lì. Noi vogliamo ringraziare Vera, che è la proprietaria di questi locali, che ci ha messo a disposizione completamente gratuitamente, e la vogliamo ringraziare per come ha conservato e come ha... Scriviamolo quello, Gabriele, è un tocco un microfono, capito? Quindi vogliamo ringraziarla per come ci ha conservato, per come ha conservato a tutta Longone questi locali, come li ha rimessi, ma come ha ridato vita a questi luoghi usando la sua arte e la sua bellezza, e quindi la ringraziamo fortemente. Poi, last but not once, qua giriamo, attenzione, ringraziamenti li abbiamo terminati. Vuoi introdurre tu, introduco io? Vado io. Questa sera assisteremo ad una suite musicale dal titolo Le città incantate del maestro Mariano Bellopede. Applauso per cortesia. Sentite, ho fatto una sospensione, ma volevo dire una cosa, ma non avete chiamato. Che oltre a un grandissimo musicista è un grandissimo amico che ho conosciuto durante delle prove teatrali, e questo penso un po' meno di 20 anni fa. E non lo so, mi sono innamorato di lui, quindi l'ho richiamato e gli ho chiesto se voleva venire qui a suonare. Lui vi spiegherà il perché del pensiero. Oltre del mio amore per lui, c'è anche un significato del fatto che lui sia qui a suonare questa suite musicale dal titolo Le città incantate, e introdurre i suoi musicisti, che sono Carmine Marigliano al flauto e al sassofono, Roberto De Rosa al basso elettrico e Marco Fazzari alla batteria. E poi volevo ringraziare due persone che diciamo si sono prestate, e le ringrazio di questo, che sono Valentina Bellè e Henry De Luca, che leggeranno durante la suite. Grazie infinite, buon ascolto e buona serata. I ringraziamenti sono finiti, poi dopo inaugureremo. Grazie infinite. Buonasera. Le città incantate sono tutti quei piccoli borghi di cui l'Italia è piena, piccole perle di storia e architettura, nascosti tra le colline, arroccati sulle montagne, tra laghi, fiumi e talvolta affacciati sul mare. Sono esposti a tramonti mozzafiato, svegliati da albe silenziosissime. Sono rimasti immutati nei secoli, fedeli al nostro Medioevo o al nostro Rinascimento. Ahimè, molti di questi borghi sono disabitati, alcuni addirittura abbandonati, ma tanti, sempre di più, per fortuna, stanno riprendendo vita, stanno tornando a vivere,
come Longone Sabino, che ci vede qui stasera tutti riuniti per celebrare questo magnifico evento, magico evento. In questi luoghi si sprigiona un'energia, una forza vitale e un cuore senza eguali. Sono questa forza, questo cuore che io ho riscontrato in diversi di questi piccoli luoghi nel corso degli anni, che mi hanno portato e mi hanno ispirato a scrivere questa suite, Le città incantate. Ho immaginato 8 momenti, 8 suggestioni, 8 diapositive. L'incontro con una giovanissima ragazza sognatrice, oppure una piazza animata da danze e feste popolari, o ancora il tendone di un vecchio circo animato da artisti di strada, o ancora le rotaie di una stazione abbandonata del treno. Ma non importa quali siano state le mie suggestioni, l'importante è che ognuno di voi stasera riesca a fare le proprie suggestioni attraverso queste note, anche perché stasera queste note incontreranno dei testi, delle letture, incontreranno la poesia in senso lato, e insieme, musica e parole, proveremo a portarvi dritti dritti fin dentro Ocinemittu, si dice così, giusto? Ocinemittu, questo piccolo cinema che piccolo non è. Interrompe un concertino. Dunque, volevo dire, Luca mi ha chiesto di leggere qualcosa, leggere una pagina di un mio libro ambientato a Napoli. Ma prima volevo dire qualcosa a proposito del fatto che io sono uno del 1900, e cioè uno del secolo che ha inventato il cinema. Oltre ad aver inventato il cinema, ne ha combinate di cotte e di crude il 1900. Diciamo, è stato il secolo che ha inventato due guerre mondiali, che ha trasferito il massimo numero di persone da un continente all'altro attraverso il sistema misterioso delle immigrazioni, di cui noi italiani siamo stati degli azionisti di maggioranza, diciamo, nella prima metà del 1900. Dunque considero il cinema una specie di premio di consolazione dato al 1900. C'è un episodio del cinema che mi spiega che cosa è stato poi il cinema, che cosa rappresenta il cinema, e riguarda un fatto storico. Nel 1917 c'è stata una rivoluzione in Russia, e appunto nell'ottobre del 1917 c'è stata una impresa, piccola impresa militare politica, che si chiama la presa del Palazzo d'Inverno, molto simbolica, insomma rappresenta una specie di presa del potere da parte dei rivoluzionari, che prendono il Palazzo d'Inverno che si trovava a San Pietroburgo allora, oggi Leningrado, oggi di nuovo San Pietroburgo dopo, e prendono il Palazzo d'Inverno, lo assaltano di notte, sono poche centinaia, pochi militari, pochi marinai e alcuni operai, lo assaltano da una porta laterale di notte nel 1917, ottobre. 10 anni dopo, il potere sovietico chiede al regista Sergei Mikhailovich Eisenstein di celebrare con un film questo decennale della presa del Palazzo d'Inverno. Allora il Eisenstein può permettersi di fare le cose in grande. Intanto non avevano la pellicola per girare di notte, quindi l'hanno fatto di giorno, la presa del Palazzo d'Inverno l'hanno fatta di giorno anziché di notte. E poi hanno potuto approfittare di 5.000 comparse di fronte a quelle poche centinaia che avevano preso il Palazzo d'Inverno, e l'hanno affrontato nella scalinata principale, non dalle porte laterali. E con delle armi vere, con dei fucili veri, hanno sparato e hanno preso il Palazzo d'Inverno. Ci sono stati molti feriti in queste riprese cinematografiche. C'era un custode del Palazzo d'Inverno, che era lo stesso custode che era rimasto lì anche dopo la rivoluzione, continuava a mantenere la custodia del Palazzo d'Inverno. E allora, dopo le riprese, disse Eisenstein:
Beh, l'altra volta siete stati molto più prudenti. Il fatto è che questo spiega a me che il cinema che cos'è? È intanto un ingrandimento magnifico della realtà. Permette di avvicinarsi alla realtà e di ingrandirla. E questo è quello che riuscirà a fare anche un cinema molto piccolo. Un cinema molto piccolo come questo riuscirà a ingrandire enormemente la realtà. Leggo ora una pagina dal libro che si chiama Monte di Dio e che è ambientato a Napoli, dunque ci sarà un accento napoletano. Maria vuole andare al cinematografo. Al Lux danno una pellicola con Totò. Totò sta nel deserto e grida: questo tremendo sole africano! E noi ridiamo. Perché ridiamo? Perché siamo al cinematografo, seduti in fondo alla sala, perché abbiamo aspettato in piedi che si liberavano due posti, perché è la prima volta che andiamo insieme da qualche parte, perché il buio ci fa il solletico, perché pure la gente ride, così ridiamo pure noi alla voce di Totò, che quando esce gli sposta la bocca e lui deve aggiustarsi il mento dopo lo strillo. Maria ride più degli altri. Quando hanno finito, lei continua ancora e la sua risata fa ridere gli altri. Sulla pellicola non succede niente di spassoso, ma gli altri ridono delle risate di Maria, che le scarica a mitragliatrici, a colpi corti, spezzati. Un signore seduto davanti a noi attacca a ridere appresso a Maria. Pare che si strozza, svuota una risata col risucchio di un fischio da ricovero in ospedale. Chist mo more, dice una donna dietro di noi. Niente, non si ferma, si scompisce e come picchia un poco di fiato, Maria, a tradimento da dietro, lo attacca con la sua risata a raffica e quello ricomincia un nitrito di dolore. E allora la sala riparte alla carica di risate e la pellicola non c'entra più. All'uscita tutti sono contenti, pure se sta piovendo e non si è pensato di portare ombrelli. Un anziano ride ripensando alle risate, una donna dice: ah, così abbia essere, o un broglio in lenzuolo, c'ha da far spassare. L'imbroglio nel lenzuolo è la pellicola, il cinematografo. Lo chiamano così perché la parola è troppo strana, che non riescono a dirla bene e si vergognano di ingagagliare cima in accotro. Un broglio in dolenzuolo è più spiccio e spiega bene che si tratta di un imbroglio steso sopra una tela. Maria si mette sotto braccio e ce ne andiamo sotto la pioggia freschi di risate. Grazie, buon proseguimento. Inverno, la fermata sbagliata. Per chi ha in Uggia la casa inospitale, il rifugio preferito nelle serate fredde è sempre il cinema. La passione di Marco Valdo erano i film a colori, sullo schermo grande che permette di abbracciare i più vasti orizzonti, praterie, montagne rocciose, foreste equatoriali, isole dove si vive coronati di fiori. Vedeva i film due volte, usciva solo quando il cinema chiudeva e col pensiero continuava ad abitare quei paesaggi e a respirare quei colori. Ma il rincasare nella sera più vigginosa, l'aspettare alla fermata il tram numero 30, il constatare che la sua vita non avrebbe conosciuto altro scenario che tram, semafori, locali al seminterrato, fornelli a gas, roba stesa, magazzini e reparti di imballaggio, gli facevano svanire lo splendore del film in una tristezza sbiadita e grigia. Quella sera
Il film che aveva visto si svolgeva nelle foreste dell'India. Nel sottobosco paludoso s'alzavano nuvole di vapori e i serpenti salivano per le liane e s'arrampicavano alle statue d'antichi templi inghiottiti dalla giungla. All'uscita del cinema aperse gli occhi sulla via, tornò a chiuderli, a riaprirli. Non vedeva niente. Nelle ore in cui era restato là dentro, la nebbia aveva invaso la città, una nebbia spessa, opaca, che involgeva le cose e i rumori, spiaccicava le distanze in uno spazio senza dimensioni, mescolava le luci dentro il buio, trasformandole in bagliori senza forma né luogo. Marco Valdo si diresse meccanicamente alla fermata del 30 e sbatté il naso contro il palo del cartello. In quel momento s'accorse d'essere felice. La nebbia, cancellando il mondo intorno, gli permetteva di conservare nei suoi occhi le visioni dello schermo panoramico. Anche il freddo era attutito, quasi che la città si fosse rincalzata addosso una nuvola come una coperta. Marco Valdo, imbacuccato nel suo pastrano, si sentiva protetto da ogni sensazione esterna, librato nel vuoto, e poteva colorare questo vuoto con le immagini dell'India, del Gange, della giungla, di Calcutta. Venne il tram, evanescente come un fantasma, scampanellando lentamente. Le cose esistevano appena, quel tanto che basta. Per Marco Valdo, quella sera, lo stare in fondo al tram, voltando la schiena agli altri passeggeri, fissando fuori dai vetri la notte vuota, attraversata solo da indistinte presenze luminose e da qualche ombra più nera del buio, era la situazione perfetta per sognare a occhi aperti, per proiettare davanti a sé, dovunque andasse, un film ininterrotto su uno schermo sconfinato. Così, fantasticando, aveva perso il conto delle fermate. A un tratto si domandò dove era. Vide il tram ormai quasi vuoto, scrutò fuori dai vetri, interpretò i chiarori che affioravano, stabilì che la sua fermata era la prossima. Corse all'uscita appena in tempo, scese. Si guardò intorno cercando qualche punto di riferimento, ma quel poco d'ombre e luci che i suoi occhi riuscivano a raccogliere non si componevano in nessuna immagine conosciuta. S'era sbagliato di fermata e non sapeva dove si trovava. La mia formazione è quella di uno che da bambino e da preadolescente andava al cinema con suo padre e vedeva i film popolari. Questo discorso sul film popolare in America lo puoi fare più facilmente. Prendi Taxi Driver. Che cos'è? Un film criptico o un film potenzialmente, anche se diversamente, popolare? Penso che se sceglievo di fare film di nicchia, poco visibili, forse avrei fatto tanti film, tanto non disturbi nessuno. Perché quando sai comunicare sei pericoloso, questa cosa l'ho sempre pensata. Quando esce un film e va bene, non possono dire sei un cretino, non vali niente, con tutte le critiche o quasi positive, ma quando vai dai produttori a cercare i soldi è lì che ti fermano. Anche De Sica e Rossellini li fermarono così, tagliandogli i finanziamenti. Io scopro Pasolini con Il Vangelo secondo Matteo e Uccellacci Uccellini. Poi recuperai tutto. Andavo molto al cinema, ad Arona, dove sono nato, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. E vedendo quei film trovai per la prima volta un linguaggio diverso, evidentemente rivoluzionario. Ancora oggi lo penso. Pasolini faceva il cinema in un modo in cui non lo faceva nessuno. C'è una sua poesia dei primi anni 60 che dice:
una coltre di primule. Pecore contro luce. Metta, metta, Tonino, il 50, non abbia paura, che la luce sfondi, facciamo questo carrello contro natura. Tonino era il direttore della fotografia, Tonino Delli Colli, e quello di Pasolini era un cinema davvero contro natura, contro la natura del cinema imperante. L'arte, prima che contenuto, è forma. Claudio Caligari. Tocca seguire la banda, però stanno rubando dei musici anche da qui. Ok, noi allora seguiamo la banda. Sente sopra qualcosa? Sì! Abbiamo un impianto pazzesco! Ci siamo! Bene, ci siamo! Siamo davanti a un cinepittu! Ma c'è l'eco proprio! E cosa dire? Io ho perso il foglio dove avevo scritto delle cose, quindi adesso non chiunque lo trova, per cortesia. Ah, c'è una comunicazione da fare, qualcuno ha lasciato la macchina con i fari accesi. Questo lo volevo dire perché me l'hanno detto, nel caso si può dormire, sono panchine, qua si parte nella macchina se si riapre ancora. Allora, ci siamo. Ciao Fabio. Prego. Un applauso a Fabio! Allora, prima di tagliare il nastro volevamo dire due cose. Innanzitutto di nuovo grazie. Questo è il Cinemittu, il nostro progetto è di riuscire a rimanere aperti ogni fine settimana durante l'inverno, il sabato e la domenica, il sabato per i più grandi, la domenica per i più piccoli. Durante l'estate, che abbiamo focalizzato più che altro a luglio ed agosto, rimanere aperti venerdì, sabato e domenica. Grazie, grazie. Abbiamo una programmazione che noi abbiamo chiuso dentro, magari qualcuno la va a chiappare al volo perché la volevamo citare. Che vai, dite? Vai, 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 vai. Attenzione, perché era sempre su quel famoso foglio che ho perso. Aspetta, chi è? Dino! Dino, ancora no! Dino era prontissimo, non ho aperto, è partito a molo. Grande Dino, questa è la reazione. Attenzione. Abbiamo pensato, vi cito alcuni titoli che vorremmo proiettare, spero che siate felici. Allora, settembre partiremo con il sabato Ladri di biciclette e la domenica per i più piccoli il Gruffalò. Il Gruffalò e la sua bambina, che sono due corti. Poi avremo per ottobre, ah questo dobbiamo dire, attenzione, essendo 12 posti, noi faremo lo stesso film tutti i fine settimana, sia per i più grandi che per i più piccoli, perché sono 12 posti, anche qui a Longone servono per vedere, quindi è importante questo da dire. Quindi per ottobre abbiamo previsto After Sun e La strega Rossella e Bastoncini, questo vedi, è famoso. Poi a novembre abbiamo un documentario, Ennio e il topo brigante più zocco, credo, perché sono sempre due corti da 27 minuti, così che ci possono stare un po' più di bambini e ci si dà il cambio. E poi a dicembre concludiamo l'anno con Se c'è un al di là sono fottuto e Versi per versi, che il titolo è un po' particolare, però in realtà è un film per bambini. Ci siamo. Questo solo per farvi un piccolo esempio, adesso lo attacchiamo qui e poi per il 2025 stiamo lavorando. Quindi è possibile che il calendario, diciamo, delle proiezioni possa subire dei cambiamenti, delle variazioni, però speriamo di no.
Quindi, adesso... Adesso, vieni qua, mettiti un po' qua, più vicino. Adesso tagliamo tutti insieme, Gabriele, taglia. Io tengo questa parte, anche in alto. Cosa importantissima per entrare, per i fortunati che hanno prenotato e hanno i posti, per entrare c'è bisogno della tessera ACI, questo è importante. Quindi detto questo, apriamo. Evviva il cinema! Evviva il cinema! Evviva la